si chiama Patto per Napoli, questo è importante, come è importante che sia venuto Draghi qui, e prevede le diverse clausole. Abbiamo scelto di limitarci a ciò che potevamo garantire. Con oggi finisce una prima fase e da oggi in poi molto spetta a noi. Il governo deve pagare, a noi spetta realizzare e spendere bene. Patto per Napoli, questa mattina la firma al Maschio Angioino. Nell'ambito di una legge che riguarda i grandi capoluoghi, il comune di Napoli riceve dallo Stato 1.231.000.000 distribuiti in 21 anni a fronte dell'impegno a riformare strutturalmente la macchina comunale. Se ad un certo punto nel percorso vediamo che le risorse che affluiscono sono ulteriormente sicure, possiamo valutare una rimodulazione di qualsiasi misura, la tassa, l'unica cosa che non possiamo fare e non vogliamo fare è ridiscutere gli interventi strutturali. Ad esempio la Tari, se si fa un intervento come stiamo vedendo sul ciclo dei rifiuti completo, sappiamo che la Tari è una tassa che si chiude in se stessa. Se funziona questo ciclo dei rifiuti, potrebbe essere una tassa che si abbassa per tutti, e se non tutti, ma una buona parte pagassero. Fra gli oneri del comune ci sarà quello di rafforzare la riscossione dei tributi, di migliorare la resa economica del patrimonio comunale e di riorganizzare le aziende partecipate. Ogni 6 mesi il Ministero dell'Interno verificherà il rispetto delle condizioni pattuite. La verifica semestrale, la dico così, è anche una garanzia per noi, perché siamo, come dire, un po' obbligati a sapere che abbiamo un esame ogni 6 mesi e quindi il lassismo non è ammesso. Quello che conta è se riusciamo a realizzare il piano delle riforme più che il piano delle risorse, cioè se noi riusciamo davvero a riorganizzare le partecipate, a riorganizzare il patrimonio, a riorganizzare la riscossione, allora sì, noi vedremo l'effetto di inversione di tendenza che, diciamo, almeno 2 o 3 anni di lavoro ci vogliono. Per l'attuazione del piano l'assessore Baretta esclude la necessità di ricorrere alle privatizzazioni. Non è necessario ricorrere al mercato privato, è possibile costruire una riorganizzazione del sistema delle partecipate restando nell'ambito pubblico. Per questo la polemica sulla privatizzazione in questi giorni che ho letto non c'è il problema, perché non abbiamo questa esigenza, abbiamo l'esigenza di riorganizzare le partecipate. Ce ne sono tanti di operatori privati interessati al patrimonio di Napoli, ma abbiamo scelto anche come segnale la SGR di Stato che lavora nel mercato ma è 100% del tesoro.